Avanti, grazie. Vabbè. La liberazione dagli inciuci, la liberazione dalla vecchia politica, la liberazione dei partiti, di nuovo la sovranità ai cittadini, quindi questa sarebbe la liberazione. No, ragazzi? Liberazione è quella, è questa qua, è giusta questa liberazione qua, solo che dobbiamo fare una seconda liberazione in questo paese, perché penso che noi rispettiamo appieno questa liberazione e tante persone che fanno le sfilate oggi non le rispettano. We have a confidence on the Italian authorities that they do their best in order to soon form a government. It's important also to address the economic challenges of Italy, which have not disappeared anywhere. For the moment, we see a certain calm in financial markets. It's important because it's one precondition of returning to economic growth and job creation in Italy and elsewhere in Europe, provided that the reform course will continue. I see no reason why the financial markets would not stay calm also in the future. La nostra opposizione non significa regredire verso forme di radicalismo o di populismo. Vogliamo essere invece capaci dentro le istituzioni parlamentari di vivere quel rapporto necessario di connessione tra la cittadinanza, le giovani generazioni e la vita delle istituzioni democratiche. Soddisfazione perché l'incarico non è stato dato alle persone su cui noi avevamo posto una netta e totale pregiudiziale. Gli abbiamo ribadito il nostro interesse a che nasca un governo. Detto questo, abbiamo ribadito la nostra posizione che noi non entreremo nel governo. Non siamo interessati a partecipare alla squadra di governo, siamo interessati a sentire che cosa il Presidente incaricato dirà nel suo intervento. Gli abbiamo dato qualche suggerimento. Chiunque sarà il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio dell'Italia e degli italiani, anche di chi non gli vota la fiducia. Noi non vorremmo trovarci nella situazione in cui si sono trovati i governi Berlusconi e Prodi, in cui il Presidente del Consiglio era un Presidente del Consiglio di una parte e l'altra parte si augurava che fallisse o cercava all'estero di buttare fango. Si può fare opposizione con dignità, sapendo che chi in quel momento rappresenta le istituzioni rappresenta il Paese, non solo chi gli vota la fiducia, ma anche chi non la vota. Abbiamo espresso come gruppi parlamentari di Scelta Civica la nostra piena disponibilità a concorrere con tutte le nostre energie a far nascere il governo. In primo luogo abbiamo espresso appunto la nostra disponibilità a non andare a accentuare elementi divisivi, ma cercare ampie convergenze sulla base però, e questo per noi è fondamentale, di un programma serio e che non faccia sconti a nessuno.